ringrazio per essere qui. Siamo qui per parlare di questo libro, I baffi del bambino, scritti sull'arte e sugli artisti di Quadribet, opera che raccoglie dei testi di Luca Bertolo. Inizierei da Luca, che ci può spiegare intanto da dove arriva questo interessante titolo e poi questo è il tuo primo libro, non lo è? Come è nata l'idea di mettere insieme degli scritti e di pubblicarli? Buonasera a tutti, grazie mille, sono molto felice di essere qua. Baffi del bambino è stato il titolo che ho dato a una mostra che ho curato a Milano qualche anno fa, e in cui ho invitato un po' di amici artisti, e l'idea della mostra era provare a mettere insieme artisti che avessero fatto opere che in qualche modo dal mio punto di vista avevano a che fare con una forma di goffaggine, qualche cosa che non è proprio stilisticamente perfetta o che comunque fa della goffaggine il proprio punto di forza. Il titolo è una trasposizione, un piccolo rigirato, un altro titolo di un'opera che era in quella mostra, che si intitolava Il bambino con i baffi, ed era un'opera audio di un collettivo catanese che io apprezzo tantissimo da tanti anni, che si chiama Cani Capovolto. Un collettivo, per chi non lo conosce, invito a andare a cercare qualcosa, si trovano su online tanti dei loro lavori, sia video che audio, che io trovo veramente eccezionali, forse come tipologia unici in Italia. E mi era piaciuto il loro titolo, ma mi piaceva provare a utilizzarlo, modificandolo leggermente. Quando si è trattato di cercare un titolo per questo libro, che non è stato facile, perché essendo una collezione di testi anche molto disparata, molto diversi gli uni dagli altri, non ha nulla di un corpus teorico, sono scritti più o meno d'occasione, e in tutti questi anni ho avuto modo di pubblicare in parte, o solo scrivere e non pubblicare, e quindi insomma da un certo punto di vista c'era molta libertà, dall'altra era comunque difficile trovare qualcosa che non facesse torto a tutti gli altri testi. E per un lungo tempo io ho avuto in mente un altro titolo, ma questo titolo non piaceva a nessuno. E poi ho fatto un giorno che ero in aula in accademia qui a Bologna dove insegno, c'erano 5-6 studenti o forse qualcuno di più, e ho provato a proporre alcuni titoli e ho tirato fuori anche I baffi del bambino, e su quello c'è stata unanimità tra gli studenti, e quindi ho pensato che fosse un buon sintomo, insomma, anche perché la mia speranza è che possa essere interessante per artisti o studenti che magari diventeranno artisti o comunque lavoreranno nel campo dell'arte, e che quindi sono in questo momento sono giovani. E, dunque, il titolo che piaceva solo a me com'era? Era solo ammesso che sia un lavoro. Il titolo che avevo pensato era Ammesso che sia un lavoro. A me piaceva perché era uno di quei titoli che a volte l'ho scelto anche per delle mostre, che sembrano dire qualcosa ma dicono anche il contrario. Però forse era troppo critico. Sì, troppo critico. I baffi del bambino è bello perché poi fa sorridere. E come ha scritto recentemente questa prima recensione uscita proprio stamattina su ATP Dire della Elena Volpato, effettivamente dà adito a possibili, quantomeno visualizzazioni, e mi piace molto l'idea di un bambino con i baffi, dove i baffi possono stare al di là di possibili rimandi della storia dell'arte. Ovviamente uno può pensare ai baffi della Gioconda di Duchamp, ma non è necessario. Per me mette insieme due polarità molto importanti che io mi porto dietro sia nel mio lavoro d'artista che in quello marginale di scrittore sull'arte: una componente giocosa, impulsiva, intuitiva, che è quella che colleghiamo all'infanzia, e i baffi stanno per in qualche modo una autorità o autorialità, no?
la persona che, a cui bisogna portare rispetto perché sa delle cose. E quindi insomma alla fine semplicemente funzionava così, e devo dire che per ora mi sembra che sia piaciuto anche a quelli più scettici. E che altro dire? Sì, è il primo libro. È il primo, il mio primo libro in senso stretto, e quindi mi emoziona, mi ho avuto in questa fase, diciamo, nella fase iniziale di ideazione, di organizzazione, dove praticamente fin dall'inizio mi ha assistito Davide Ferri, che è anche un caro amico e che conosce il mio lavoro da tanti anni. E, ho passato tanti momenti in cui, vi potete immaginare, non era facilissimo dare per scontato che uscisse un libro, qualcosa che comunque è più compiuto, che insomma ha una certa serietà, finché uno pubblica 4 pagine, 2 pagine su un blog, su una rivista, lo fa con una certa leggerezza. Nel momento in cui lo vuole raccogliere in un libro, insomma, c'è qualche scrupolo in più, però insomma alla fine è uscito, quindi adesso non la faccio tanto lunga. E sì, è il primo libro. Faccio un'altra domanda, mi ritaglio uno spazio. Nel ricordare, ti faccio un po' di pubblicità, che potete vedere una bellissima mostra di Luca al Mart ancora questo weekend, al Mart di Rovereto, che rapporto c'è tra la produzione tua artistica di opere? Alcune delle opere sono incluse anche, un'antologia diciamo di tue opere è inclusa anche nel libro, e la parola scritta. Io ho avuto occasione molte volte di leggere tuoi scritti su blog, su Art Tribune, spesse volte, e che tipo di relazione c'è tra la produzione artistica e la produzione letteraria? Questa è una domanda a cui mi piacerebbe che rispondessero più gli altri, sinceramente, che non io. La prima risposta molto banale ma molto concreta è che, diciamo, è la stessa persona che mi fa, e questo secondo me apre anche uno spazio curioso quando uno fa più cose, pensare che la stessa persona si muova con uno sguardo diverso. E, in effetti è una domandona quella che mi fai, perché potrebbe racchiudere un po' tutto il senso di questa presentazione. E io mi limito a dire che, come ho accennato poco fa, io ritengo assolutamente la mia attività fondamentale quella di artista. Non ho mai messo in dubbio che la centralità fosse quella di fare per lo più quasi dall'altro, artista pittore al, diciamo, 90%. Però mi sono trovato tante volte ad avere proprio l'esigenza, vera e propria esigenza, di mettere per iscritto alcuni pensieri, dei commenti, delle cose, delle riflessioni, per lo più a partire di opere e mostre fatte da altri, anche questo ci tengo a sottolinearlo, anche se il libro contiene una sezione che abbiamo intitolato sulle mie cose, però fondamentalmente per me è un libro di scritti su cose fatte da altri, ed è per me e forse continuerà ad esserlo un momento molto importante, chiamiamolo di comunità. Un artista può sentirsi anche molto solo, un pittore, cioè chi la fa, quello che gli americani, lo sa, se li chiamano studio arts, le arti che si fanno nello studio, no? Perché oggigiorno molti miei colleghi lavorano per lo più in situazioni esterne, chiama un'istituzione, un luogo, una città, e fanno dei progetti. Ecco, il mio modo di lavorare è per lo più proprio in uno studio, quindi molto più tradizionale, ed è un luogo di intensa solitudine, preziosa solitudine, ma a volte asfissiante solitudine. E la scrittura per me è stata un po' una finestra aperta, aprire ogni tanto la finestra e per prendere aria io stesso, e quindi mi era una buona, chiamiamola scusa per ricambiare l'aria nel mio stesso studio, metaforicamente, dicendo delle cose ad altri. Quindi mi piaceva non solo offrire possibili letture, commenti, ma anche semplicemente quello che è uno dei grandi
semplici ma importantissime funzioni del critico d'arte, che è quella di indicare, come dire, nella enorme massa di cose che succedono, io vi indico quella, no? Poi magari vi spiego anche perché quella e non quelle altre, ma intanto ve la indico, no? E questo per me era già prendere parte, no? Qualcosa di esterno. Davide Ferri in questo libro ha scritto un'introduzione, un testo che si intitola Scrivere e dipingere, e magari possiamo proprio partire da questo. Com'è stato per una volta non occuparsi delle opere di Luca, che sono sicuramente opere d'arte con cui ha avuto a che fare come curatore, e invece occuparti del curare un libro, una raccolta di scritti? Sì. Buonasera a tutti. Beh, nel caso di Luca è stata una grandissima libidine proprio, perché, no, non spiego perché ho già detto, quando abbiamo presentato il libro la prima volta, che per me questa antologia di scritti di Luca, come dire, sublima questo rapporto che io considero necessario che lui faccio altrettanto, di lunga fedeltà, no? Di lunga fedeltà, perché ho conosciuto Luca, mi sembra nel 2003, rispetto a quello che diceva Luca prima, sull'intensa solitudine e sulla finestra aperta, che è una bella immagine, beh, insomma nel 2003 lui era a Berlino, e quello era un momento, un po' stranamente, di intensissima solitudine, perché il periodo che Luca vive a Berlino è un periodo in cui il suo lavoro non ha grandissime occasioni di visibilità, e per usare un eufemismo è un periodo in cui così a distanza Luca mi appare come uno che rimugina su certe cose, anche un po' sul suo passato, taglia definitivamente i ponti con Milano, che è la sua città. Milano non ci tornerà più dopo quel periodo, e riflette sulla sua formazione, ma è già un artista di oltre 30 anni, tra l'altro una formazione frastagliata, perché Luca comincia con gli studi di informatica, poi ha una, come dire, formazione nell'arte che avviene chiaramente in ritardo, diciamo così. E però sono anche gli anni in cui per esempio formula il suo linguaggio, per esempio i primi quadri con le macchie, che sono diventati un pochino l'elemento emblematico del lavoro di Luca Bertolo, cominciano proprio in quegli anni, queste macchie che lui posa sul bordo, su questo bordo che riquadra l'immagine, e poi all'interno dell'immagine che è il referente, e allora prova a misurare il senso di queste macchie dentro e fuori. E quegli anni sono anche, in questi anni di intensissima solitudine, sono anche gli anni in cui comincia il rapporto con la scrittura, perché i primi testi proprio risalgono a quel periodo. E questo libro racconta quella storia a partire da quel momento. E allora dicevo, per me è stata, ecco, torno alla mia libidine, per me è stata una grandissima libidine, perché in questo rapporto di fedeltà Luca è per me è stato una specie di fratello maggiore, sostanzialmente. Io dico sempre questo, cioè quando sono entrato nel mondo dell'arte non ho avuto maestri, sostanzialmente ho avuto qualche artista che mi ha fatto capire delle cose, e per me è stato, come dire, una vicinanza molto importante, quella di Luca e anche di altri, ma di Luca in particolare. Però un fratello maggiore molto autorevole, per cui ogni volta che io ho scritto per Luca mi sono lasciato strapazzare da Luca. Luca ha preso i miei testi, li ha corretti, li ha tagliati, li ha limati. Io mi lascio fare tutto da Luca. In questo senso non è come un fratello maggiore, è come una suocera proprio, no? La mia suocera io. E questa volta invece l'editor ero io. La vendetta, per cui per un anno io ho fatto sui testi di Luca quello che lui ha fatto a me negli ultimi 15-20 anni, insomma, no? Per cui ho tagliato, ho limato, ho assestato, e mi accorgevo che quando chiamavo Luca avevo una nuova autorevolezza, io ero proprio l'edito, ecco, quindi la libidine è stata proprio questa, insomma, e un po' c'è un senso di
di vendetta dell'aver accettato questo libro per Luca. E mi ha accompagnato per un anno intero. È un libro davvero importante per me, insomma, questo di Luca. Non so se ho risposto alla tua domanda, non mi ricordo più se... Sì. Simone, anche tu... Io invece non ho fatto niente. Non ho scritto niente, l'ho letto però. Ho grande diletto, qualche volta riletto perché alcuni pezzi li avevo... Però tu sei stato oggetto, adesso non so, nel libro non mi ricordo, però io ricordo di aver letto dei testi di Luca su Mostre fatte da te. È molto divertente, tipo Buggenhout. Forse, sì, è vero. A me invece è venuto in mente adesso che la nostra primissima conoscenza, che fu in diretta, si basò non su un'opera tua che io vidi, ma su una lettera, mi pare, quindi uno scritto che tu mandasti a una rivista dove lavoravo allora. Può anche nominare. Che era Tema Celeste, oltretutto è defunta, quindi possiamo senz'altro nominare. E poi ci sentimmo al telefono e ti feci complimenti per quella lettera. Non conoscevo il tuo lavoro, ma la lettera era molto bella, era molto appassionata, e devo dire che a ripensarci ritrovo il tono di alcuni dei pezzi di questo libro che toccano aspetti del mondo dell'arte, che mondo dell'arte, dell'idea dell'arte, della creazione artistica, così come si fa oggi in molti casi, che non ti piacciono, nei confronti dei quali sei polemico, e polemico con passione, con correttezza e al tempo stesso con passione, come chi prende l'arte sul serio, una cosa molto seria, e come una cosa che tocca la sfera pubblica, che è l'altro grande, se vuoi, l'altra grande arena su cui si giocano i testi di questo libro, oltre a quella più chiusa dello studio e della creazione. E quindi, diciamo, prima cosa, ho fatto la tua conoscenza come scrittore, non come artista, in qualche modo. E seconda, dai, a parte il pretesto per entrare nella conversazione di questa prima conoscenza, ti volevo proprio stuzzicare su questo tema importantissimo che c'è nel libro, sulla dimensione pubblica dell'arte, che va a toccare quello ancora più grande, direi gigantesco, della sua dimensione politica. Meglio le mie. È che hai detto un titolo, mi aspettavo un sottotitolo, i paragrafi. No. È la famosa domanda a piacere. O a dispiacere. A dispiacere. Non lo so. Ieri sono stato, ero alla libreria Modo, che era il vero competitor del museo Mambo per la presentazione del mio libro. Io frequento la libreria, ho conosciuto, apprezzo molto tutto quello che fanno un mucchio di presentazioni, secondo me è uno dei luoghi più interessanti di Bologna. E ieri mi trovavo lì un po' a caso, o meglio, non a caso, ma non sapevo quello che mi aspettava. Si presentava un libro che si intitolava Abecedario del Reale, e la cosa mi interessava per due motivi. Uno, perché uno dei curatori di questo libro è Felice Cimatti, filosofo che insegna, filosofo di Roma, non so se insegna a Roma sinceramente, comunque che io un po' ho letto, un pochino, poco, e ascolto spesso su Radio 3 e che apprezzo, e sapevo che c'era dentro qualcuno che si occupava di filosofia, psicanalisi lacaniana, e mi incuriosiva perché tra i contributors del libro c'era anche degli artisti, tra cui Barucchelli. Ho detto vabbè, di fianco all'Accademia, finito la lezione, sono andato lì. In realtà mi sono catapultato in una gabbia di matti di lacaniani, in cui fin dalla prima presentazione
dopo 10 minuti avevo la testa che mi girava, il problema del reale, il reale con la R maiuscola, il primo Lacan, il secondo Lacan, il terzo Lacan, il seminario 7, il seminario 13, una cosa ragazzi tremenda, e il, quanto il reale con la R maiuscola sia importante, la cosa, che cos'è. Però perché lo sto citando? Perché quando ha preso la parola Felice Cimatti, il filosofo, ha detto, vabbè lui è più vecchio di me, ne aveva presentati tanti libri anche perché ne ha scritti tanti, ha detto vabbè io abolirei le presentazioni dei libri, i libri si fanno e chi vuole li legge. Allora dal primo impulso alla domanda di Simone, rispetto a una domanda così ampia, mi verrebbe da dire chi ha voglia di voi lo legge e ne starà quello che è. In parte la mia, sono state le mie opinioni, tra l'altro ecco forse questo va sottolineato, sono testi che si dipanano in un arco temporale abbastanza lungo, proprio perché non sono uno scrittore d'arte, uno che ha scritto tanto, e quindi diciamo tra il primo e l'ultimo passano più di 15 anni, quindi in 15 anni non cambia, senza essere Lacan, il primo Lacan, il secondo Lacan, il terzo Lacan, però quinto Bertolo. Però comunque uno va avanti a vivere, cambia delle opinioni, le aggiusta, le regola, cambia il mondo attorno a sé, no? Per cui poco fa Simone era già lì e mi dice ah tu per l'ennesima volta ti lamentavi la pittura che viene maltrattata in Italia. È vero, quante volte mi sono lamentato della questione della pittura in Italia, ma insomma un conto era 15 anni fa, un conto era 10 anni fa, un conto era 5 anni fa, un conto era oggi, sono cambiate tante cose, quindi alcune cose non le scriverei più. Questo va detto perché è importante, quindi ci sono testi che, su cui è importante, secondo me che uno lega anche la data, in fondo, no? Dell'anno scorso, va bene, adesso mi vuole tenere sotto pressione. E cosa posso dire in breve su un tema così importante come quello del rapporto con una dimensione sociale o politica del fare arte? Ecco, forse la cosa più curiosa è questa: ho difeso per tanti anni delle posizioni al limite dell'insopportabile, credo, per buona parte dei critici, curatori e altri artisti, proprio per certe posizioni molto scettiche rispetto alla effettiva efficacia di una dimensione politica del fare arte, ma la cosa curiosa è che l'ho fatto per questa fedeltà fondamentale a un desiderio di efficacia sociale dell'arte e anche con in qualche modo una lunga frustrazione del tempo, quindi vivendola sulla mia stessa pelle, quindi non l'ho fatto per disinteresse, per una posizione contraria, l'ho fatto perché sentivo che nella mia pratica, nel mio singolare percorso e quello degli altri che vedevo, la cosa non funzionava, semplicemente. Quindi non ne faccio per forza una regola generale, ma in alcuni casi mi sono espresso anche parlando di altri o parlando più in generale. E questo credo sia forse la cosa più interessante, perché chi mi conosce lo sa benissimo. Chi non mi conosce, magari legge un testo, un passaggio, dice vabbè, questo qua è uno che se ne sta nel suo studio, dipinge sui vasi di fiori ed è contento così. No, ci sta anche quello. Ecco, nel mio caso non è così. E quindi la cosa comincia già da subito, fin dall'inizio, a complicarsi. No? Vorrei e non posso, vorrei e non ce la faccio. Perché non ce la faccio? E lì inizia la fase più teorica della questione. Che non voglio affrontare qui perché non è un seminario sulla questione della possibile valenza politica dell'opera d'arte, però è vero che in più di un testo compare, in alcuni casi addirittura è tematizzato. Mi ricordo quando sono stato invitato qualche anno fa da Alfredo Pirri, che è un artista che molti di voi conosceranno, che sta a Roma e che fece un seminario su una dimensione totalmente politica dell'arte che intitolò Arte e Stato. Mi chiamò, anzi ci incontrammo per caso a Roma, mi disse Luca vuoi scrivere qualcosa, vuoi partecipare al convegno? Il titolo è Arte e Stato. Già il titolo era tremendo, io
cercato di dire di no, ma non ce la facevo, gli voglio bene, è una persona più grande di me, gli porto rispetto, quindi ho detto ma senti, ci penso un attimo, vediamo. Poi sono tornato a casa e a un certo punto ho pensato, vabbè, ok, è l'ennesima occasione in cui posso cercare di spiegarmi cosa c'è che si può fare o non si può fare, cosa c'entra l'arte con una dimensione pubblica, una dimensione, in questo caso poi addirittura c'è la parola Stato, quindi ancora più complicato, ancora più. E, ecco, quindi non posso che rimandare a dei singoli testi, delle singole occasioni in cui ho espresso opinioni che si sommano, a volte forse leggermente si compensano, si contraddicono, non credo tantissimo si contraddicono, ma magari cambiano un po' angolazioni. Se devo proprio racchiuderla in una formula, tra l'altro ne parlavamo oggi in aula con un po' di studenti che ringrazio di essere venuti, vedo un mucchio di studenti e studentesse. Più grande paura è quella della retorica, no? La retorica è quel sovrappiù di cui non abbiamo bisogno. La retorica è quello che già sappiamo e che qualcuno ci ripete, questo è retorico. Secondo me l'artista sta creando qualcosa che non c'era. Sta provando, anche con un po' di arroganza, ad aggiungere qualcosa. Sia come artista, sia poi nel caso in cui scriva o metta per iscritto i suoi pensieri, anche come teorizzatore. E quindi questa mia estremo disagio nei confronti di una deriva retorica ha fatto sì che io mi tenessi lontano. E questo, tra l'altro, poi magari ci ritorna Davide, perché ha voluto ritornarci anche nell'introduzione, almeno quando abbiamo presentato al Marta qualche settimana fa, ci è tornato di nuovo su, no? Su anche una mia formazione politica. Quindi tutti elementi che concorrono a rendere questa tensione veramente alta nel mio caso. Quindi lontanissimo da un disinteresse, lontanissimo dall'interesse. Ho sempre guardato con estremo interesse agli artisti che fanno tutt'altro e che lavorano esplicitamente in una dimensione sociale. E ho sempre cercato qualcosa che mi convincesse, perché sono felice quando trovo qualcosa che mi convince, questo deve essere molto importante. Non parto da una posizione per cui voglio trovare degli elementi che in qualche modo giustifichino la mia posizione, no, al contrario, io sono continuamente in attesa di qualcosa che, no, che dimostri che ho torto, che è possibile farlo. E purtroppo mi succede poche volte, tutto qua. Adesso taglio un po' corto perché il discorso è veramente ampio, se poi torno a delle domande precise. Aggiungo una piccola, se può essere. Certo, no. Questa questione della la valenza politica dell'arte, che è un filo, è uno dei fili che attraversa gli scritti di Luca, per me è ancora più interessante perché non è risolta su un piano così strettamente teorico, ma mi verrebbe da dire proprio letterario, perché attorno a questa faccenda, lui l'ha già lasciato intravedere da quello che ha detto, girano molte questioni. Allora, uno è letteraria, questa questione, il modo in cui lui la risolve, perché in effetti si contraddice. È vero che si contraddice in alcuni punti, tra diversi articoli del libro, tutte di posizioni che sono sensibilmente diverse, ma soprattutto attorno a questa questione si intrecciano dei fili che sono profondamente autobiografici, perché di mezzo c'è la storia di Luca, adesso lui non vuole che io lo tiri fuori, però c'è anche il padre, c'è anche il rapporto col padre. E questa questione della valenza politica dell'arte, dico il padre, mi permetto di dirlo perché il libro è dedicato al padre, per cui lui apre con una dedica al padre. Il padre assente dal percorso di Luca fino a questo libro. Per cui questo questione della valenza politica dell'arte, che spesso si traduce in una specie di contrapposizione tra l'attenzione alla forma e l'impegno, tra la Torre d'Avorio e il mondo, come dire, ha
luogo, ha un luogo, ha un posto nello studio, questa dimensione conflittuale, che è lo studio. Tu senti sempre che questa discussione che Luca fa fra sé e sé sull'impegno e sulla forma, diciamo così, adesso questo però non è corretto, Luca avrebbe da ridire, avviene nello studio. E allora senti proprio, e qui senti che il libro è scritto proprio nello studio, lo studio ha un ruolo fondamentale, e senti queste finestre che si aprono e si chiudono, è bellissima l'immagine delle finestre che si aprono e si chiudono, anche in rapporto a questa questione della politica, insomma, del ruolo politico dell'arte. Aggiungo una cosa sempre rispetto alla tremenda presentazione di ieri dei lacaniani. A un certo punto, sempre Felice Cimatti dice, parlando lui da filosofo di psicanalisi, dice: la psicanalisi, che a noi piaccia o non piaccia, non ha niente a che vedere con la politica. È un po' una tendenza di oggi cercare di rendere la psicanalisi, spingerla su una dimensione, lui non usa didattica, ma qualcosa di simile, ha usato un termine simile. Ma la psicanalisi non è quella cosa lì. E mentre lui diceva questo della psicanalisi, a me risuonava la parola arte. Siamo di fronte con la psicanalisi, con l'arte, con dei fenomeni primordiali, molto precedenti alla politica, se volete anche in termini storici, di categorie mentali, che poi dopo ci si possa avvicinare, ogni cosa può diventare politica, ogni cosa può diventare estetica, su questo siamo d'accordo. Una stessa frase, no, detta qui ha un senso, durante una conferenza di Salvini ne ha un altro, ma essenzialmente questa è una mia convinzione profonda, e più passa il tempo più ne sono convinto, la dimensione profonda, essenziale, primordiale dell'arte non ha niente a che vedere con la politica. E questo è fonte di una frustrazione tremenda per gente come me, cresciuta dove nel latte materno beveva l'idea che se tu non ti occupi del tuo prossimo, di una dimensione politica, non vale niente. Questo crea una frustrazione tremenda e uno ci deve convivere. Per fortuna, a un certo punto, leggendo i testi di Philip Guston, che cito spesso perché è uno dei miei eroi, lui parla di frustrazione, e parla di frustrazione come di una condizione importante nella sua vita. Dice: la frustrazione, certo, è faticosa, ma può essere una cosa molto, può essere molto creativa, può agevolare la creazione, può essere una dimensione faticosa, ma efficace. E quando l'ho letto mi sono commosso perché sentivo risuonare in me tutta la frustrazione, magari non era la sua. Anche se lui aveva su questi temi posizioni non lontanissime. Però ecco, io credo, giusto per mettere questa postilla a quello che ho detto poco fa, che in questo momento, magari fra 10 anni, se ci ritroveremo a parlare, magari avrò cambiato qualche cosa nella mia opinione, ma in questo momento sono arrivato a capire che è uno dei... Adesso purtroppo tutta sta roba di lacaniani continuato a darmi fuori, no? Il trauma, l'impronta, dice Lacan, non l'impronta, continuavano a menarla con il marchio, la marchiatura del trauma, ecco. Uno deve imparare a convivere col trauma, deve fare del proprio trauma il proprio segno di identità, non deve cercare di cancellarlo. E quindi io credo che anche un artista, a un certo punto, con calma, io ce ne sono tanti anni, sono lento su tutto, qualcuno magari ce la fa prima di me, ma deve riuscire a riconoscere quali sono gli elementi della propria geografia emotiva, della propria geografia biografica, scusate, e se li tiene. Quello è sua debolezza, ma se è bravo o brava, la fa diventare anche la sua forza.
Vuol dire? No, 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 no. Forse Simone avrebbe detto. Ma forse un'altra domanda. No, a chiosa o magari anche chiusura della questione, poi passiamo a un tema più leggero se vuoi. Volevo aggiungere il fatto che probabilmente tu pensi che nella sua dimensione... Non so se si sente. Sì, si sente forse. Che nella sua dimensione più profonda l'arte non abbia niente a che fare con la politica, perché tu pensi, come altri, fra cui io probabilmente, che nella sua dimensione più profonda l'arte sia una cosa che resiste al linguaggio, giusto? Che è fatta per non essere immediatamente traducibile in linguaggio. Io purtroppo sono sotto shock da ieri. Uno dei temi in cui hanno cominciato i lacaniani a parlare è il reale e ciò che non viene lambito dal linguaggio. Sì, e quindi mi risuona questa cosa. Scusa, ma ormai c'è questa roba qua, i lacaniani, però... E, no, è vero, cioè se il reale ha qualcosa che fa, in questo senso. Poi lì cominciavano a dire reale con la R maiuscola, e sì, sì, questa è una delle cose belle, ma credo che sia una delle cose che attira scrittori, filosofi, critici, no? L'arte attira tante persone che fanno altro proprio perché è una sfida, no? E lì ne vuoi parlare, cerchi di dirci qualcosa, dici qualcosa se sei bravo. Quell'oggetto della tua attenzione, della tua analisi, continua a resistere. È un gioco bellissimo, come un gioco di coppia. Io ti amo, tu mi ami, siamo diversi, ti odio, tu mi odi, si continua. Nel momento in cui smette questa tensione, è finito tutto. Ecco, questa tensione tante volte, secondo me, viene un po' banalizzata, come qualcosa che si potesse bonificare. La bonifichiamo. A quel punto l'arte diventa non solo bella, ma anche buona. Ecco, io questo non ci credo. Apriamo il dibattito. La scelta, scelta. Se no lo stuzzichiamo con qualcosa di più no, però, visto che... sbarazzino, no? di meno traumatico, mettiamola così, dai. Ci sono delle domande? Intanto che ci pensano. Tanto che ci pensano. Guarda, questa non è una domanda. Aspettate, mentre parlano loro, io, a parte gli studenti che vedo, sarei felicissimo. Cioè, veramente se c'è un senso delle presentazioni, che qualcuno che sta dall'altra parte possa dire qualcosa, chiedere, aggiungere. Cioè, è troppo generale, troppo particolare. Dai, vediamo se riesco a sbagliare tutte e due le dimensioni, non stare mai nel mezzo, ma sbandare ora da una parte o dall'altra. Questa davvero non è una domanda, perché non so neanche se è una domanda o un'osservazione, poi tu rispondi oppure no. Se non mi ricordo male, tu hai fatto una tesi sul ruolo della cancellazione nella pittura, no? C'era di mezzo Rainer, mi pare, c'era Isgro, eccetera. E devo dire che a ripensarci, effettivamente, vedendo anche solo le opere che ci sono in questo libro, è un tarlo che non ti ha mai abbandonato, perché fino a tempi recentissimi, fino adesso, continua a ritornare questo gesto del biffare, del cancellare, dello sfregiare la stessa opera che hai appena dipinto, un lavoro che era apparentemente compiuto, eccetera, eccetera. Da qui possiamo partire per non so, potrei chiederti, hai capito dopo tanti anni perché ti appassiona tanto questa questione, oppure è ancora vitale per te, è ancora propulsiva, quello che ti pare. Sai che qua a Bologna sulle cancellazioni è un tema caldo. Certo, ci saremmo arrivati. Anche nel libro se ne parla. No, tra l'altro ho fatto una mostra qui a Bologna qualche anno fa di fotografie. L'unica mostra che ho fatto nella mia vita di fotografie. Ed erano fotografie di cancellazione. Erano fotografie di scritte sui muri di Bologna, qualcuna di Roma, di Firenze. Fatte così, brutte fotografie fatte col telefono, con la macchinetta. Le scritte che vediamo tutti i giorni, sia in forma di scritta sia in forma di cancellazione, e che avevo intitolato Quello che non è.
criptico, ma non troppo. No, mi piace come ha posto la domanda Simone, perché è proprio così. Lui mi chiede: hai capito perché o continua a essere un elemento compulsivo? È proprio così. Quando un artista capisce, finalmente, basta, quella roba non serve più a creare. Finito, finita la magia. Quindi noi siamo, come esseri razionali, costantemente alla ricerca di capire, leggiamo, ci analizziamo, andiamo in psicanalisi, parliamo con gli amici, scriviamo i libri, e poi quando abbiamo capito, basta. Non escono più opere da lì, no? Magari esce un paio di frasi. E sulla questione della cancellazione, che è verissimo, se c'è un filo rosso che lega le mie prime cose molto goffe fatte ai tempi dell'Accademia fino ad oggi, ha a che fare con l'idea di cancellazione, con l'idea di sovrapposizione, con l'idea di fare, cancellando, fare, togliendo. E mi verrebbe da dire che non ho scoperto fino in fondo perché, ne sono abbastanza contento, mi sembra che sia ancora propulsivo, probabilmente usciranno ancora delle cose su questo filone, diciamo così. Certo, delle cose le ho capite. La prima cosa che ho capito, e questa la dico tutta a beneficio degli studenti di pittura qui presenti, è che l'ho capito abbastanza velocemente, è che all'inizio facevo una questione molto manichea, no? C'è un'immagine e c'è la cancellazione di un'immagine. Poi dipingendo, semplicemente praticando questa cosa, ho capito abbastanza velocemente che dipingere, cioè aggiungere strati di strati, è un processo ambivalente. Io copro quello che c'è prima, quindi costruisco distruggendo continuamente. Ecco, questa cosa che, detta così, è un po' banale, in realtà, scoperta dall'interno facendolo, è stato il primo passo, diciamo, di consapevolezza che mi ha dato. No, io credo che continui a essere propulsivo come tema anche per me, ovviamente insieme a tantissimi altri artisti che hanno in un modo o nell'altro lavorato con le cancellazioni. Io, Simone Menegoi, ricordo benissimo che i due autori che scelsi di analizzare per la mia tesi all'Accademia furono Arnulf Rana e Emilio Isgolo. Andai a intervistare a casa sua, personaggio difficilissimo, ogni volta che intervistavo voleva leggere, sentire le cassette, mica non mettere questo, togli quello, metti quello, no? Ma io con Arnulf Rana non c'entro niente, non mi mettere questo. Però era stato molto formativo, anche quei pochi mesi dedicati alla tesi. Sì, erano due casi tra i tanti possibili. Io avevo avuto questa immagine un po', anche un po' naif, che però mi piaceva, di iniziare la mia tesi di laurea citando l'evento storico dell'affondamento del Titanic. Dicevo, il secolo XX inizia con una grande cancellazione, la grande cancellazione di uno dei simboli della nuova tecnologia, le grandi navi da crociera. Sparisce, è un trauma. E a me interessava come artista il trauma dal punto di vista proprio immaginifico, neanche tanto simbolico della sparizione, ma proprio immaginifico. Io immaginavo un'enorme nave che scompariva, e la immaginavo già come una forma, non l'ho detto nella tesi perché non ero abbastanza, per fortuna, arrogante da dire una cosa del genere, ma come un'opera in qualche modo. Un'opera, diciamo, adesso mi viene in mente quella frase un po' tremenda, ma insomma, esatto, Stockhausen dopo l'11 settembre, insomma, no? Dice, è stata la più grande opera del XX secolo, l'abbattimento delle torri gemelle, ecco, una cosa di quella potenza lì. E, io continuo a credere che l'idea di cancellazione, poi anche nel libro ritorna a volte proprio in maniera proprio specifica, tipo del dialogo che ho con Flavio Favelli, proprio sull'idea di cancellazione dopo che ci fu quella, credo almeno qua a Bologna, molto famosa, ma anche ha fatto il giro di tutta l'Italia, di quell'azione fatta da Bluhl, lo street artist, che non so come si definisca, insomma, mi perdoni se non si definisce street artist, insomma,
che decide, in opposizione alla mossa che si stava facendo sulla street art, di cancellare dal giorno alla notte tutte le sue opere a Bologna, no? Io ne rimasi sinceramente scioccato, e anche Flavio, infatti poi ne abbiamo parlato, erano rimasti tutti e due molto toccati, no? Va con un po' di persone che lo sostengono, va in giro per la città di Bologna e durante la notte cancellano centinaia di ore di lavoro solo per una questione di coincidenza, come dire, o così o così, se non mi volete cancello tutto. Un po' anche un po' da bambino, no? Bambino che sbatte la testa contro il muro, no? Se non mi fai così io mi faccio del male. Quella cosa mi ha colpito tantissimo, per me è stato di nuovo un episodio di in cui la cancellazione è un principio attivo, non passivo, che può produrre per frizione una serie di significati, di emozioni, che non per forza sono distruttive, che possono aprire a qualcos'altro. E quindi sì, è benissimo, questo è un filo rosso assolutamente centrale del mio lavoro. Io ho una domanda nuova per se non ce ne sono. Vai. Magari non sì, so se vale la pena di dare un microfono a quelle persone. No, io ho il vocione, tanto il vocione. Speriamo siano tutti. Provo a formulare una domanda in verità, perché è un po' confuso nella mia testa. Prima lei parlava diciamo il senso politico di e morale del darsi all'altro, no? O comunque il dovere morale della responsabilità verso gli altri, considerandola, diciamo, una dote politica o una norma politica. E io pensavo, ma diciamo, guardando questa cosa con a grande distanza, se, l'uomo dal momento in cui comunque è tale, manifesta un linguaggio visivo, no? Dalle grotte di Lascaux ad oggi. Poi nel tempo ovviamente ci sono dei filtri, per cui di tutta la produzione di quello che è l'immagine creata dall'uomo ne vengono fuori, no? pochissimi lasciti, no? Nel senso, durante quelli che sono i simboli, le testimonianze di un'epoca o un'altra. Ora, io cerco, secondo me questo è un po' il dramma del secolo passato e anche il dramma quotidiano, che, tornando magari a Lacan, alla psicologia, il dramma psicologico, nel senso che tutto spesso è visto sotto il filtro del soggetto, dell'emotività, per cui è dato quasi per sottinteso, spesso e volentieri, che chi fa una produzione visiva, di linguaggio visivo, debba parlare per sé. Ma io credo che i grandi autori nella storia parlano per qualcos'altro, nel senso, il linguaggio è dato alla persona che cerca il linguaggio, in qualche modo. Cioè, se io cerco il linguaggio, lo posso incontrare solo se prima che io lo cerco lui viene verso di me, in qualche modo. Per cui io non vedo, cioè sì, c'è molto errore del soggetto magari, ma alla fine nella grande produzione artistica, secondo me oggettivando forse la cosa, non c'è un discorso del soggetto, non c'è un discorso di egoismo. Anzi, io da ragazzino, quando iniziavo, cioè non sapevo, no, che strada intraprendere, se questa o quell'altra, avevo un grande senso di colpa, perché dicevo, ah, se faccio l'artista non aiuterò la gente, non farò il medico, no? Questi discorsi molto... Per cui, secondo me, non ha senso ragionare in questo modo, perché il collettivo ha bisogno dell'immagine che anticipa il futuro, l'immagine del presente e l'immagine passata. E questa immagine arriva a certe persone che la realizzano, ma di primo acchito qualcosa, secondo me, diciamo, oltreumano, diciamo, in qualche modo. Non so se mi sono spiegato. Allora, io che conosco Carlo Stampa da anni ho capito molto bene. Allora, provo a rispondere definitivamente così.
sicuramente uno dei cambiamenti, per come ce l'hanno spiegato persone ben più capaci di me, è stata una frattura con una dimensione realmente collettiva di espressione artistica, potremmo chiamare epica. Nell'epica non c'è soggetto, a noi non ce ne frega niente, non sappiamo nemmeno chi è Omero. Omero poteva essere un collettivo come i Wuming, stessa cosa. Parlano per un mondo, parlano per una società. Questo forse in un modo o nell'altro riesce a tirarsi un po' per i capelli fino al barocco, fino al Settecento, con tante difficoltà. Un'epoca in cui noi vediamo ancora un'arte che parla di una società. E poi si interrompe, poi arrivano i romantici, poi arriva il soggetto, spinge, no? Anche nel bene e nel male. Insomma, noi siamo fatti da quella roba lì, siamo molto più legati agli ultimi due secoli. E questo, come sempre, ogni cambiamento di paradigma produce delle possibilità, delle cose bellissime e dei lutti. Forse noi stiamo ancora facendo un po', oggi si parla anche in aula, preparando un pezzo del seminario che faremo quest'anno, di elaborazione del lutto. Forse stiamo anche elaborando quel lutto, di non avere più un'epica, no? Non a caso mi è venuto in mente Wuming, tratta questo, come si chiamava il loro... New Italian Epic. E quindi da una parte c'è questo, che è un fenomeno storico, e dall'altra, se vuoi fare un discorso un po' più super generale, d'accordo, io sono perfettamente d'accordo con te. Uno degli autori che l'ha espresso meglio, è, per quelli che ho letto io, è stato Iosif Brodsky, il poeta e saggista russo, in cui in quasi tutti i suoi saggi ci fa capire quanto il linguaggio sia la vera potenza che parla attraverso gli autori. Non sono gli autori che utilizzano il linguaggio, ancora peggio, lo mettono a punto, ma è un linguaggio, quindi qualcosa di più grande. Il linguaggio è già società, è già collettività, parla attraverso un autore che certo fa delle piccole, aggiunge, modifica delle piccole cose, no? Quindi sono d'accordo in linea di massima di questa dimensione essenzialmente sociale del fare arte, comunque, no? Però non è così facile, non è così, non si risolve così, non basta dire che sia così. Cioè, per me rimane un problema aperto, rimane assolutamente un problema aperto, se no non parlerei di frustrazione, se no mi sarei messo il cuore in pace e avrei detto, così, sono a posto. Invece continuo a pensare che rimanga problematico. Rimanga problematico per tantissimi motivi, tra cui il fatto che se l'artista è quella che chiamiamo artista, la funzione dell'artista, diciamo così, è quella di funzionare da strano vate, rappresentatore, anticipatore, qualcuno dice, intrattenitore, tutte queste cose insieme. Lui esiste perché c'è una società, perché c'è una collettività, e giustamente deve sentire una responsabilità rispetto a questa collettività, e non è solo e unicamente una responsabilità che riguarda l'ethos del proprio lavoro, che per me è il punto numero uno, cioè far bene quello che fai. C'è qualcosa di più anche, no? Io mi ricordo questa immagine una volta che ho letto e me la sono figurata come se fosse un'immagine, no? Il fotografo, anche il bravissimo fotografo che va, che ne so, nel Sahel negli anni 70 o nelle miniere d'oro in Brasile negli anni 90 o dove volete voi, in situazioni estreme, e lui in quell'istante deve scegliere: scatto la foto o aiuto quel povero Cristo? Il problema non si risolve. Il problema non si risolve. In ogni caso sbaglia, in ogni caso fa bene. A posteriori è facile, diciamo, è un grande fotografo, meno male, grazie alle sue foto abbiamo visto, ma in quel momento lì noi non sappiamo che foto verrà fuori. Magari viene fuori una schifezza, magari non serve a niente. Quindi per me il problema non si risolve. Semplicemente io mi sono dato
come credo ogni artista che senta questa problematica, il suo proprio livello di compromesso, no? Lavoro tra qui e qui, delle cose un po' le vivo con frustrazione, delle altre invece penso che siano giuste. Però ecco, io non credo sinceramente che il problema si risolva dicendo boh, tanto l'artista comunque fa qualcosa che riguarda il collettivo, quindi lasciateci perdere, la questione della politica non esiste. Per me no, infatti mi piace essere pungolato, mi piace, nel senso che la ritengo una cosa importante. Però sarà sempre lì. Non dovevamo parlare di cose leggere? No, adesso tu vuoi farti dire qualcosa. Allora ti faccio io una domanda che così che non ti ho mai fatto in realtà. Leggera. Sì, abbastanza leggera. È questa, che se non hai paura, adesso è strano, noi stiamo pensando questo libro, noi l'altra volta e anche questa volta ci siamo detti velocissimamente leggiamo, però leggiamo, invece non abbiamo letto un bel niente. E, però l'altra volta hai letto un pezzettino. Sì, magari dopo puoi leggere anche tu. E, però la domanda è questa, non hai paura che questo libro che abbiamo fatto con tanto desiderio possa alimentare un equivoco che io sento attorno al tuo lavoro, che è questo, per me il tuo lavoro è fatto di due parti, forse di più, però ci sono due parti, qualche volta l'ho scritto proprio in questi termini, c'è una, come dire, una dimensione che è più analitica, diciamo così, metalinguistica, allora ecco le macchie, ecco le veroniche, ecco i rovesci, e invece una parte che è fondamentale per capire l'altra, che è, come dire, che è quella in cui, ed è meno nota, ed è meno sotto gli occhi, non so perché, però è meno nota, è più oscura, in cui tu sei libero, svagato, mi piace svagato, dimesso, abbandonato. E ripeto, e dipingo fiori. E dipingi fiori, ecco allora i fiori, ecco i piattini, ecco anche quei dipinti che io non posso neanche racchiudere o collocare in una serie precisa, sai quanto amo questi dipinti che sfuggono, no? Anche alle classificazioni all'interno del tuo lavoro. In questo libro tu, è vero, non ci sono proprio dei saggi o testi sulla pittura, però rifletti tanto sul linguaggio, emerge questa tua predisposizione all'analisi del linguaggio, lo fai attraverso gli artisti che ami, Philip Gaston, Merlin James, lo fai attraverso queste cose che io ho chiamato nel saggio introduttivo false monografie, tu scrivi di Gian Carozzi anche un po' per parlare di te, tu scrivi di Gaston anche un po' per parlare di te e via dicendo. Per cui, no, ti chiedevo soltanto se non hai paura che questo libro possa alimentare quello che a volte può diventare un pregiudizio nei confronti del tuo lavoro, cioè del pittore analitico, intellettuale, del pittore. È finita la domanda. No, non ho nessuna paura, in questo senso, nel senso che se quello, cioè, questi scritti, questo è, diciamo, una opinione che secondo te questi scritti potrebbero avallare. No, il contrario. Pazienza, cioè esattamente come chi ha visto dei miei quadri, delle mie opere e ha visto solo quelle, oppure ne ha viste tante, ma in qualche modo è attratto da quelli lì, cioè mi fa penso che faccia parte della assoluta libertà, per fortuna il pubblico ha di scegliere quello di un artista, la parte che più suona con lui o con lei e che gli interessi. Su certe cose è ovvio che anch'io magari ci ho anche scherzato, no, nel tempo, per cui i momenti in cui la pittura intesa come schiettamente la rappresentazione visiva attraverso dei colori su una tela era più facile che ne so, tante volte ci avevo scherzato anche con Simone, come altri amici curatori, che a un curatore in questi anni potesse interessare di più il rovescio di un quadro che non un vaso di fiori. Però poi ho scoperto, nel tempo,
piano piano, silenziosamente, delle mail che mi arrivavano. La vendetta. Bellissima la tua mostra, soprattutto i vasi di fiori. Non devono piacere i curatori, quelli devono piacere magari a qualche collezionista un po' kitsch invece. E, no, quindi voglio dire, per fortuna, massima libertà, ognuno prende quel che vuole, quel che riesce, gli interessa. Però evidentemente la parola è di su, questi poi sono saggi, non sono storielle, non è fiction, e quindi evidentemente tira verso la dimensione analitica, è la sua essenza, no? Che è una caratteristica che purtroppo avevo abbastanza sviluppata fin da ragazzo, quindi per me anzi la pittura, l'arte e la pittura come sottogenere è stato un po' il tentativo di andare contro quella, un po' come dire, vabbè, mi riesce bene di mettermi lì a fare le punce, le cose, a fare il compitino, no? Essere un professore di filosofia che dice bravo, professore. Io volevo andare su qualcosa di molto più oscuro, molto più strano, molto più difficile. E questa cosa mi ha portato a un certo punto, appunto, ad abbandonare un percorso e a virare completamente verso l'arte. Quindi è ovvio che questi riportano un po' il baricentro sulla dimensione analitica, però è inevitabile. E forse c'è qualche inserto che può anche scusa. No, dico un'ultima cosa invece sulla funzione che per me è stata molto importante di Davide come curatore del libro, è che fin da subito me l'ha detto, ma poi tornando, quando dovevamo decidere testo sì, testo no, lo cambiamo o non lo cambiamo, c'entra o non c'entra, va messo in una sezione piuttosto che nell'altra. La cosa che mi ha stimolato molto è stato che il punto di vista di Davide Ferri, parlo perché è un amico che mi viene da dire Davide, ma io detesto quando c'è qualcuno che parla, siamo tutti amici, Davide Ferri, giudicava dei pezzi dal punto di vista, schiettamente così diceva lui, letterario, cioè è bello o non è bello? Al di là di quello che dici, al di là delle tesi, al di là del fatto che può essere utile o non utile, già detto o non già detto, si legge bene o non si legge bene? Questo è bello, cioè questo riporta di nuovo risposta un pochino in là, no? Tu stai scrivendo delle cose, poi possiamo discutere, arte politica, non è politica, le cose, ma poi conta come lo stai dicendo, qual è il ritmo, perché scegli una parola o un'altra. E questa è una cosa che a me sta a cuore, quindi cerco di farla quando scrivo, ma mi ha fatto estremo piacere avere di fianco una persona, forse era l'unico, per tutte le cose che ci univano in quel momento, che poteva farlo, Davide, che oltre a essere conoscitore del mio lavoro, curatore, critico, grande lettore di letteratura, e quindi fantastico, insomma, no? Il suo sguardo mi aiutava anche lì a rintracciare una qualità che non era semplicemente la tesi è valida o non è valida, oppure è sorpassato perché l'hai scritto 15 anni fa o no. Diciamo, va bene, è un po' vecchio, però è bello, teniamolo. Questo per me è stato molto importante. Questo è stato terribile, che a un certo punto avevo fatto delle annotazioni nel testo sulla forma delle frasi di Luca, sul senso delle frasi proprio, sul senso della frase di Luca, nella scrittura di Luca, e l'editore me le ha proprio cancellate, non voleva che io facessi il critico letterario, ma era la tua questa, un po' possiamo, no, farla d'altro. Ho detto va bene. No, volevo leggere, volevo che tu leggessi, forse no, no, perché abbiamo detto all'inizio, abbiamo cominciato con come lavoro, ammesso che sia un lavoro, invece questo è proprio uno dei testi, proprio quello che poteva essere intitolato, esatto, che mostra invece quell'altro lato, che traduce in parole quell'altro lato e mostra tutte le fragilità del rapporto di Luca con certi quadri, con la pagina bianca, per cui se posso... Lo leggo. Dopo però domande basta, questo è un finale perfetto. No, scherzo. Allora, come lavoro, ammesso che sia un lavoro. Eccomi in studio, comincio un quadro, traccio delle linee, subito dopo ne cancello alcune, piazzo delle macchie qua e là, solo per assaggiare una tonalità. Si profila una forma. È vero che significa quello che volevo, ma è il come che non mi convince. Cosa ci vorrebbe? Mentre ripenso all'idea iniziale, vedo che una pennellata troppo liquida sta colando giù. Un istante prima di cancellare con lo straccio
la lunga riga della goccia mi fermo. Si è formata una sovrapposizione interessante. Mi pare addirittura una sottile metafora che arricchisce il soggetto, proprio negandone superficialmente l'apparenza. Dopo un po' mi viene in mente la frase di un filosofo, anzi di uno scrittore, anzi di un poeta. E se cambiassi completamente impostazione al quadro? No, meglio iniziarne un altro. Ne porterò avanti due simili contemporaneamente, in modo da sperimentare più liberamente, senza la paura di rovinare tutto. Ma rovinare cosa? E poi chi se ne accorgerebbe? E la qualità? La qualità sta in quella forma piena, delicata e tridimensionale, una specie di squarcio alla Chardin dopo aver fatto la dieta di Sol Hewitt. O forse la qualità sarebbe nel prendere in giro questi riferimenti esagerando, chi lo sa. Intanto il colore nell'angolo in basso a destra si è seccato troppo per poter ottenere l'effetto cui pensavo. Nel complesso sta succedendo qualcosa. Mi interessa che il quadro sia una presenza. Anche visto di scorcio, il bordo della tela ripiegata sul telaio, anche quella roba lì, quella sensazione di peso, di oggetto, di piano che sostiene, è importante. Oppure non me ne frega niente, dipende dai giorni. Intanto la luce che entra dalle finestre è diminuita al punto che non ci vedo quasi più. Accendo il faretto alogeno. Cristo santo, i rosa sono diventati arancioni. Non è morto nessuno per un arancione, è vero. Ma è anche una nostra responsabilità, di noi pittori, quella di proporre una rosa invece che un arancione a ragion veduta, come scelta poetica. I rosa di Bertolo. Ah, quelli sì, mica dei rosa qualunque. Chiediamo se ci sono altre domande. Sì, sì. Io volevo ritornare in realtà alla questione politica. Chiedo scusa, veramente. Dopo il rosa. Non immaginavo di aprire. Per timidezza prima non mi sono collegato. No, mi chiedevo quanto già semplicemente, come dire, il prendere parte appunto a un percorso artistico e quindi a un condurre la propria vita su livelli altri rispetto magari a quelli, come dire, più canonici di un determinato sistema, quanto questo sia già politica in un certo senso. Cioè dipende anche magari anche ritornando a quel discorso per cui le parole alla fine definiscono una cosa che alla fine è molto più labile, in base a quello che noi intendiamo politica, quanto già semplicemente al di là di quella che può essere l'opera d'arte, il voler condurre la propria vita diciamo, all'insegna della ricerca artistica possa già essere un'azione politica. Vuoi dire qualcosa? Potete anche dire voi. Lasciate l'onda. Ma non lo so, devo dire che mi va un po' di scetticismo rispetto a questa cosa. Forse la mia formazione, molto, molto protestante, molto poco legata all'apparenza, al modo di vita. Sì, certo, ci sono stati momenti nella storia, forse anche oggi per qualcuno, no? Allora uno se ne sta in una casa, in una topaia, si fa l'eroina, usa delle parolacce quando va giù a comprare la carne col macellaio, si scazzotta col poliziotto, cioè questa idea di una vita fuori dalla, diciamo, dalla media, no? Che è un po' l'idea, anche questa molto romantica dell'artista. Sicuramente ha una sua valenza, diciamo nell'immaginario, potrebbe essere nell'immaginario politico, una sua piccola presenza. Però ecco, per mia formazione io ho sempre avuto il massimo rispetto per i dadaisti che si fanno fotografare in giacca e cravatta. Io vedevo quelle foto e dicevo, ma è possibile? Questi sono Tristan Tzara, Ugo Ball, quelli che hanno spaccato l'arte contemporanea in giacca e cravatta. Questa cosa mi attirava molto di più che non vedere il rapper americano che si fuma giovani. Questa è fare col monopolo, tra l'altro. Sì. Non so, per formazione sono sempre stato più attratto da qualcosa che spacca in un secondo momento e non che si dà come eccomi, arrivo io, no, lo scapigliato. Poi detto questo è pieno di eccezioni ovviamente, adesso non voglio fare una regola.
Quindi se devo proprio scegliere una risposta direi no. Secondo me non è che la scelta di fare l'artista sia una scelta politica, ma ci mancherebbe altro. La maggior parte degli artisti a me non ne frega nulla. Non ne frega nulla né come artisti né come cittadini, anzi. Facesse un altro lavoro più utile sarei più contento. No, la mia risposta è no. Altre domande? Bene, quindi passerei ai ringraziamenti, ovviamente grazie a Luca Bertolo, grazie per averci scelto al posto dei Covid lacaniani, grazie a Simone Benegoi, a Davide Ferri, grazie allo staff del Bambo che è sempre stupendo e supporta tutte le nostre iniziative, rende possibile tutto ciò. Il libro I baffi del bambino, scritti sull'arte e sugli artisti, Luca Bertolo, è acquistabile al Corraini Art Bookshop del Mambo. Vi ricordo, giusto perché c'è il mio ufficio stampa, che sennò poi mi redarguisce, che oggi è giovedì e siamo aperti fino alle 22, quindi per chi avesse piacere, la mostra di Mica Rottenberg, la mostra di Oreste al primo piano, la collezione permanente in cui potete vedere anche dei quadri di fiori fatti da un altro bolognese del passato, che li faceva molto bene, almeno così dicono alcuni storici. Giorgio, li trovate al fondo del corridoio ancora. E vi invito a tornare al Mambo presto. Buona serata a tutti.